Ho preparato tre domande che più o meno si dispongono anche sull'argomento sulla quale abbiamo finora disquisito sull'altro palco, sul second stage di Sherwood Festival. Il focus di questo dibattito era appunto affidato alla moltiplicazione dei confini. Normalmente, dal punto di vista del soggetto pensante, potremmo dire critico, quindi fuori dal contesto anche del geografo o della persona di strada, così dire, normalmente quando parliamo di confini, anche con un certo automatismo, parliamo di confini prismatici, confini moltiplicanti, confini porosi, confini liquidi, conflittuali, spettacolarizzanti, per citare De Genova, ma soprattutto anche violenti. Vengo ora alla domanda che necessiterebbe probabilmente anche di una monografia. Come spiegheresti a parole o anche attraverso immagini il concetto di confine oggi, nell'era della globalizzazione e della libera circolazione di merci e capitali? Ma sai, io effettivamente ho scritto molto su questi temi e l'ho fatto perché i confini sono prima di tutto oggi un luogo di conflitto. Alcuni confini in modo particolarmente pronunciato. A me pare che il confine, contrariamente a quello che suggerisce la sua rappresentazione cartografica come una linea, sia un campo di tensione. Un campo di tensione determinato da una parte da processi di rafforzamento del confine stesso e dall'altra di pratiche che puntano spesso con successo all'attraversamento. Detta così può suonare un po' astratto, ma se pensiamo a quello che accade ad esempio nel Mediterraneo, ci rendiamo conto che la definizione che ho appena proposto è tutt'altro che astratta. Nel Mediterraneo oggi insistono processi che puntano al rafforzamento e direi anche alla fortificazione dei confini. A questi processi reagiscono però pratiche messe in campo da donne e uomini in movimento che puntano all'attraversamento di quei confini, sfidano quei confini, spesso pagando un prezzo intollerabile. Questo per me è oggi prima di tutto il confine, poi naturalmente il confine è molte altre cose. E proprio su questa tematica, no, del oltrepassare il confine, normalmente la legge, soprattutto penale, fa sì che migranti che valicano questi confini automaticamente, per convenzione, perché così è stato stabilito, divengano illegali. E c'è anche una certa trattazione che determina anche una sorta di percezione dell'insicurezza, di un panico morale che viene ben guidato e alimentato anche dal nostro Ministero dell'Interno, ad esempio. E la domanda che vengo qui a farti è: come si può fare in questo momento a sfatare e a delegittimare il binomio della insicurezza che viene sempre associata all'immigrazione, anche attraverso questo processo di legiferazione degli ultimi due decreti? Ma sai, certamente esiste, in questo momento è particolarmente evidente in Italia, un processo di spettacolarizzazione del confine, un processo per cui quello che accade attorno al confine viene presentato nei termini di un'emergenza che ha a che fare fondamentalmente con la sicurezza. Io credo che
rispondere alla tua domanda sia tutt'altro che facile, sia ciò in cui siamo in tante e tanti collettivamente impegnati. Una pista di riflessione è quella che spinge a collegare ciò che accade attorno al confine con ciò che accade all'interno dello spazio che il confine dovrebbe perimetrare, cioè nel nostro caso l'Italia. E nello spazio italiano oggi la migrazione si presenta come qualcosa di normale, come qualcosa di radicato e di normale. Ecco, noi dovremmo essere in grado, tra le altre cose, di proiettare questa normalità della migrazione sul confine, di produrre noi una narrazione del confine che sia nutrita dalla normalità dell'immigrazione. Parlare di normalità dell'immigrazione non significa naturalmente proporre un'immagine irenica, idilliaca dell'immigrazione stessa. La normalità dell'immigrazione è una normalità fatta di conflitti, di lotte, di processi di organizzazione, ed è questa normalità che dobbiamo rivendicare cercando di spingerla sempre più verso una società che sia, per dirla nel modo più semplice possibile, libera e uguale. Certamente non è questa la tendenza in atto in Italia in questo momento. Dobbiamo lavorare contro questa tendenza. Sì, quindi parlavi comunque di immigrazione anche come terreno conflittuale, così che deve essere inteso, anche se in questo momento, allontanandoci ovviamente anche dai nostri contesti, l'immigrazione viene gestita come in una logica infantilizzante o paternalistica. Come si può andare oltre questa logica? Come la si può decostruire? Ma intanto la decostruiscono quotidianamente i migranti e le migranti che reagiscono a questa logica paternalistica e la smentiscono con le loro vite quotidiane, per dirla nel modo più semplice possibile. E noi dobbiamo cercare di agganciarci a queste pratiche e a queste vite, ancora una volta, per mettere le pratiche e le vite dei migranti e delle migranti in risonanza con, con altre pratiche e con altre vite. Quali saranno le prossime iniziative? Le prossime iniziative di Mediterranea sono intanto la campagna Free Mare Ionio per la fine del sequestro a cui la nostra nave è sottoposta ormai da un mese e mezzo. Attorno a questa campagna poi le iniziative sono moltissime, sono quotidiane, e dal sito di Mediterranea, mediterraneanerescue.org, si può avere un quadro di queste iniziative.